Puntuali, come ogni settimana, eccoci con 10 domande 10. Ogni lunedì alle 21, in replica alle mezzanotte, la domenica dopo alle 18. Ne approfitto subito per ricordarvi anche i nostri indirizzi internet, tg10.it e la pagina Facebook, il nostro profilo 10 domande 10. Quest'oggi siamo al bar pasticceria Vecchia Stazione in via Tevere al civico 147 a Gela. Grazie per l'ospitalità al titolare Vito Fraglica. Ne approfitto anche per ricordarvi i numeri telefonici 0933 92 29 23 347 90 13 550 bar pasticceria Vecchia Stazione in via Tevere a Gela. Quest'oggi parliamo di sport e non solo, ospitando un amico. Lui è docente di educazione fisica alla scuola Quasimodo di Gela, ma è direttore tecnico regionale della ginnastica per tutti, il professore Walter Micichè. Buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie a te. Come stiamo? Bene, diciamo che l'estate ci ha permesso il riposo dovuto dopo una bella stagione sportiva. Anche se siamo in pieno settembre, però un'estate che ancora è presente in città. Ma è molto presente, per fortuna le nostre temperature sono tali che ci permettono di poter sorridere fino a ottobre inoltrato. Un'estate che per te è stata? È stata di riposo, di ricarica di energia, perché quest'anno sportivo è stato molto intenso, perché abbiamo fatto determinate gare che non avevamo ancora fatto. Quindi nel frattempo c'è il riposo, siamo un po' anche organizzato la stagione 2015. Nel frattempo abbiamo messo in cantiere alcune cose che poi magari più là vediamo, e quindi tutto insomma sembra procedere per il verso giusto, almeno noi sorridiamo a questa stagione sportiva in maniera più corretta. E invece i tuoi ginnasti, i tuoi atleti, come hanno passato la stagione estiva? Allora, un gruppo, che è il gruppo avanzato, fino a luglio l'abbiamo tenuto in palestra a lavorare, anche perché fra poco ci sarà l'esame del Team Sicilia. Noi abbiamo già tre ginnaste che fanno parte del gruppo del Team Sicilia, che sono quelle che vengono valutate a livello regionale per fare il salto di qualità. Adesso ci saranno le prove, quindi stiamo preparando di nuovo già queste ginnasti per cercare di far entrare altre ginnaste nel gruppo del Team Sicilia. Allora Walter, dobbiamo fermarci un attimo per dare la linea alla regia, così come adesso facciamo con tutti i nostri ospiti e l'ospite che annuncia la pubblicità. Ah sì? Ok, sì. Adesso è allora il momento dei consigli. Ed eccoci, dopo aver dato spazio alla pubblicità, quest'oggi siamo al bar pasticceria Vecchia Stazione di Vito Fraglica, Gela, in via Tevere 147. Se avete la possibilità, fate una capatina anche al bar pasticceria Vecchia Stazione per gustare un ottimo caffè, ma poi c'è una delizia importante per quanto riguarda i dolciumi ed altro ancora. Siamo con Walter Micichè, come vi dicevamo, direttore tecnico regionale della ginnastica per tutti. Walter Micichè, che è nato a Gela e, come lui preferisce sottolineare, è nato a Macchitella, nella clinica Santa Barbara, vero? Sì, questa è una vecchia storia che ci portiamo da piccoli, che quando ci chiedevano dove eri nato, diciamo a Macchitella. In realtà poi oggi sorridiamo, perché in realtà siamo nati a Gela. Però sai, questa cosa prima era il quartiere residenziale Anici, no? Ricordi bene? Quindi io mi ricordo ancora, a Macchitella c'era un'entrata soltanto, non c'era come adesso più entrate. E proprio qua, in quanto quartiere, è come se ci sentivamo un attimo staccati dal paese. Difatti anche quando ero piccolo e dovevo andare su, ancora oggi mi viene, vado a Gela, ma in realtà rimango sempre a Gela. Quindi questa cosa un attimo ci è rimasta a noi, tra virgolette, di Macchitella. Sei nato il 24 dicembre del 1966, la vigilia di Natale. Eh sì, diciamo che abbiamo fatto un bel regalo a mia mamma. Sì, sicuramente un Natale felice, perché hanno passato il 1966 con grande allegria, con un bel bambino a casa. Però del 66 un po' vecchiotto, eh?
Punti ci siamo lasciati andare. Punti di vista. No, se rispetto guardi, a me. No, ma se guardi l'eternità, noi siamo ancora, dobbiamo nascere. È vero, è vero. E papà e mamma che sono... ti seguono con molta attenzione, ma non ti seguono soltanto per quello che fai a scuola, lo ricordiamo, docente di educazione fisica, ma soprattutto per i progetti che tu hai avviato con l'associazione Gymnastic Club. Eh sì, ma loro, cuore dei genitori, no? Cuore di mamma e cuore di papà, seguono tutto quello che faccio in ambito comunale e non solo. E ovviamente non, in realtà non gliel'ho mai chiesto, però penso che è ovvio che siano orgogliosi del figlio, perché è riuscito in qualche modo ad appagare ciò che era un mio vecchio sogno, che era quello di fare quello che faccio, quindi portare a gela una specialità sportiva che non esisteva, nella fattispecie ginnastica artistica, dando un'opportunità a tutto il popolo gelese di poter scegliere anche un altro sport che non sia il classico a cui siamo abituati. E questo sicuramente è un motivo d'orgoglio anche per loro. I genitori che non sono di Gela ma sono di Favara. Di Favara, giusto? Agrigentini, detto in dialetto giurgentani. Ah, sì, come? Giurgentani. Ah, ok. E quindi sì, sono di là, e ovviamente arrivati qua a Gela sì, quasi 50 anni fa per motivi di lavoro, e quindi poi siamo rimasti oggi, felicemente c'è adesso. Ecco, tu dicevi che avevi questo sogno che coltivavi, che era quello di intraprendere questa attività della ginnastica, di portare la ginnastica a Gela, e poi hai intrapreso parallelamente l'attività di docente di educazione fisica, ma era quello che volevano anche i tuoi genitori per te? No, mio padre una cosa sola non voleva, che io dovevo lavorare in uno stabilimento. Ha detto fai quello che vuoi, ma non inserirti dentro un'industria. Perché papà lavorava allo stabilimento. Perché lavorava all'Anicex. E quindi, ma al di fuori poi di quello che diceva, la mia indole era ovviamente portata per la docenza e per l'insegnamento, perché mi sento di poter dare ai giovani gelesi e comunque ai giovani qualcosa. Perché l'insegnamento non è un lavoro normale, l'insegnamento è una missione, lo devi fare proprio perché lo senti. E trasmettere sapere, trasmettere ed educare e formare le menti umane è quello che formerà il cittadino futuro, quindi è una grossa responsabilità, che in qualche modo mi sento di poterla fare. E mi auguro, poi giustamente col tempo dico sempre, si vedrà, che sia riconosciuto anche questa mia abnegazione, insomma, nella docenza. Nel 2003 c'è stato un fatto tragico che ha coinvolto la tua famiglia, ha coinvolto te, la scomparsa di tuo fratello William. Lo vuoi ricordare attraverso le nostre telecamere? Sì, sempre duro, sempre difficile, però ne devo parlare, ormai da un paio d'anni riesco a parlarne. E William è il mio fratello più piccolo, è morto a 33 anni, causa, insomma, cancro ai reni. Lo non ricordi, riesco a parlarne. Lo ricordi sempre con... sì, comunque sì, cioè, comunque, ci tocca in maniera molto forte. Sono ancora oggi molto legato, però comunque è sempre una grandissima perdita che non riesce mai ad elaborare in maniera completa. Avete sperato fino alla fine che purtroppo questa cosa non... Sì, diciamo che è durata 3 anni la lotta, viaggi della speranza fino in Francia, operazioni da tutte le parti, ma non siamo riusciti, nonostante lui era molto legato, attaccatissimo a questa vita terrena. Sfortunato anche da un'altra parte, perché era riuscito ad entrare alle poste e lo stesso anno avevamo scoperto che aveva questo tumore. E quindi non riuscivamo a gioire per il fattore che era entrato a tempo determinato alle poste, che già abbiamo iniziato un altro percorso che era quello di cercare di salvargli la vita. Ma questo tumore che ha coinvolto poi mortalmente purtroppo tuo fratello, riconducibile a cosa? No, non te lo so dire questo, perché le cause oggi dell'inquinamento sono tante e varie che non riusciamo a capire quale di queste è la causa poi che... A tutt'oggi no. Posso permettermi di fare una considerazione? Ogni qualvolta la tua squadra vince qualcosa di importante, poi considerato che ogni qualvolta voi partecipate ad ogni iniziativa vincete sempre, ormai è un fatto normale, e la dedica va direttamente a tuo fratello? Non è solo questo, è anche la giornata stessa che dedico a mio fratello, e a fine serata quando faccio il resoconto della giornata già quella è dedicata, non ci arrivo neanche all'evento, perché è quotidiano, il rapporto è quotidiano. E una cosa che ti posso dire è che non riesco più a gioire al 100%, qua mi sembra come se mi mancasse qualcosa, no? Quando
ho troppa gioia, in automatico rallento perché non è giusto, mi manca qualcosa. Questo Sei legato sentimentalmente? è. Sì, felicemente legato. Figli? Figlio uno, stupendo, Steven, 18enne, insomma, alle prese con la vita, con tutto ciò che può, che gli permette di affrontare la vita. Molto forte come ragazzo, felicissimo di avere Steven accanto perché è la mia forza. Che frequenta il quinto liceo Quinto scientifico, liceo scientifico, sì, con ottimi risultati, insomma, la gioia di papà. tutti nomi stranieri nella tua famiglia, perché tu, Walter, tuo fratello William e tuo figlio Steven. Perché un nome italiano no? In realtà penso che sia capitato, perché poi alla fine, forse sì, il nome mio Walter e quello di mio fratello William, scelti in maniera quasi in opposizione ai genitori che volevano che mi dovevo chiamare Vincenzo, anche se me non lo chiamavano nonno Cecè, e l'altro Totò, quindi mio fratello si va a chiamare Totò. E ai miei genitori questa cosa non piaceva, perché dicevano, ma il figlio è mio. Voglio avere il piacere di mettere il nome che preferisco e quindi hanno scelto così. Quello di Steven, in qualche modo mi sono fatto un po' influenzare probabilmente dal nome di mio padre che è Stefano. Ah, ho capito. Walter, però tu con la V e non con la W, eh? Vuoi proprio la storia perché è Giusto, nato? eh? Lì il mio padre è andato a registrare il nome Walter, Sì. esattamente Walter, ma colui che era al comune da quella parte disse che i nomi stranieri in Italia non era possibile metterli. Quindi lui si è preso la briga di togliere una V, dalla W è diventata V ed ecco Walter con la V all'italiana. E poi ti capita ogni qualvolta poi richiedi un documento quando tu dici il nome, ma è con la W o con la V, No, di giusto? fatto devo sempre indicare questo Lo particolare. indichi a tutti. Sempre, per forza. Adesso parliamo del lato prettamente sportivo, del lato agonistico. Diciamo che tu sei direttore tecnico regionale per la ginnastica per tutti. Com'è nata questa idea di ricoprire un incarico così importante? Chi ti ha spinto a ricoprirlo e come poi si è evoluta questa vicenda? Io parto da un semplice tecnico, un semplice allenatore di ginnastica artistica, con la voglia e la passione di fare bene, come dico sempre, il mio lavoro, perché uno che esce da casa deve fare bene quello che deve fare ogni giorno e poi la sera trarre la conclusione. E 3 quadrienni fa, quadrienni olimpici, un presidente regionale della federazione ginnastica, nella persona di Renato Galliani, mi chiese se ero intenzionato o... Intanto arriva il caffè. Anzi, per te oggi il ginseng dell'ospite. Sì, perfetto. Hai visto, qua è Grazie, tutto americanizzato, bellissimo. Per rimanere in tema di lingua inglese arriva anche il ginseng. Gentilissima, Grazie, grazie. offerto dalla vecchia sezione. Allora, dicevi? Stavo dicendo, il presidente del comitato regionale della Federazione Ginnastica mi chiede se mi interessava ricoprire la carica di direttore regionale. Ovviamente un po' impaurito perché è una carica grossa, gestire tutta l'intera Sicilia. Dall'altra l'ambizione c'era, il piacere di voler fare di più, anche perché avevo delle idee nuove che volevo portare avanti e ne ho avuto l'opportunità. Quindi grazie in quell'occasione, insomma, alla proposta, ho detto sì, il consiglio poi ha approvato e ho avuto la nomina, che è stata rinnovata nel secondo quadriennio olimpico con un secondo presidente regionale, ecco perché sono felice di questa cosa, perché persone diverse in qualche modo mi riconoscono il lavoro che faccio in Sicilia. E dopo un altro quadriennio, quindi già dall'anno scorso, il terzo presidente regionale diverso, con consiglieri regionali diversi, mi hanno di nuovo rinnovato la carica. Quindi questo voglio sperare che sia, insomma, il segnale per il grande lavoro che faccio nella Regione Sicilia, perché il lavoro è molto impegnativo, perché oltre ai programmi regionali che devo ideare e quindi far fare a tutti i tecnici, c'è la formazione dei tecnici che devo curare dall'inizio È alla fine, con normale. esami e così via. E ora ho anche la direzione della giuria, quindi formazione giudici e corso giudici, e quindi molto impegnativo, però felice di farlo. Allora, intanto il ginseng quest'oggi offerto dalla Bar Pasticceria Vecchia Stazione, che vi ricordo si trova a Gela in via Tevere alla Civico 147. Ne approfitto anche per ricordarvi ancora una volta i numeri telefonici 0933 92 29 23. 347 90 13 550, il bar Vecchia Stazione è di proprietà di Vito Fraglica.
E ne approfitto anche per ricordarvi i nostri indirizzi internet, tg10.it, cliccate sul link 10 domande 10 e poi anche sul profilo Facebook 10 domande 10, dove troverete oltre alla trasmissione odierna anche quelle che già sono andate in onda e che hanno riscosso un piacevole appoggio da parte del pubblico che ci segue sia da casa che sui canali telematici. Allora, Walter, però qualcuno potrebbe dire malignamente, ti dico la verità, lo penserei pure io, essendo Walter Micichè il direttore tecnico della ginnastica per tutti a livello regionale, è chiaro che quando ci sono le convocazioni convoca sempre Gelesi. Qualcuno ti è arrivata questa malignità? No, forse all'inizio. Perché, ma è stupido pensarlo, per il semplice fatto che... Beh, allora non mi dire che sono stupido pure io, No, no, è chiaro, nel senso bello della parola, sì, non quello brutto. No, non si deve pensare perché quando faccio i corsi giudici una cosa a cui tengo moltissimo è questa. Il giudice, quello che vede deve segnare, anche perché c'è un presidente di giuria che comunque controlla, che se fa determinati errori non verrà più riconvocato, quindi perderebbe la nomina, non gli conviene lo stesso. E poi quando facciamo le nomine mettiamo sempre giudici, due giudici di due province diverse. Oh. Ok, questo deve essere a garanzia del ginnasta. Ovviamente poi alcune volte siamo con la realtà che hai delle assenze, quindi poi comunque devi un po' gestire quello che hai come corpo giudicante. Però no, siamo molto rigidi su questa cosa, perché il lavoro del ginnasta che lavora un anno intero per una coreografia che dura 60 secondi o un minuto e mezzo, non gli possiamo permettere il lusso di giocarselo in maniera poco serena, quindi no, su questo sono molto rigidi. Più volte hai bacchettato l'amministrazione comunale perché non è venuta incontro alle vostre esigenze, ci riferiamo alle trasferte che vi hanno visto protagonisti nell'Italia del Nord e anche nel centro Italia. È cambiato qualcosa dalle bacchettate di qualche mese addietro? E allora, in realtà non posso neanche dare la colpa a nessuno perché il periodo è nero, tra virgolette, nero per tutti, specialmente per le casse comunali. E quello che riusciamo a fare lo facciamo sempre, assolutamente, grazie alla presenza dei genitori che hanno questa voglia di dare qualcosa in più ai propri figli e quindi riusciamo a portare avanti il programma. Diversamente sarebbe difficile. L'amministrazione comunale quest'anno ho chiesto una cosa che a tutt'oggi non dico, però se ci stanno ascoltando e vedendo mi auguro che a chi l'ho chiesto ascolti, mi auguro che mi accontentino perché dopo 20 anni di attività ginnastica a Gela penso che sia arrivato il momento di accontentarci. Va bene. E noi adesso dobbiamo accontentare, caro Walter, i nostri sponsor. Assolutamente. Perché la linea alla regia, anzi, pensaci, se questo è il nostro sponsor, non ci sono problemi. Ok, dobbiamo fermarci un attimo, ritorno alla linea alla regia per la pubblicità, dunque linea alla regia. Rieccoci con 10 domande 10, vecchia stazione Bar Pasticceria che ci ospita quest'oggi in via Tevere alla Civico 147 a Gela, ancora una volta grazie per l'ospitalità e l'ospite di quest'oggi, lo ricordiamo, è il direttore tecnico regionale della ginnastica per tutti, il gelese DOC, come lui più volte vuole rimarcare, il professore Walter Micichè, docente di educazione fisica, svolge questa attività dal 1992, da 22 anni. Sì, in realtà non ci avevo riflettuto, il tempo è passato. Allora è vero quando dico che sei un po' vecchiotto? Ancora? Sì, sì, mi ricordo, 19 settembre 92. Ti racconto una cosa che sanno in pochi. Sì. Io, laureato fresco, mi ero specializzato nel sostegno a luglio del 92 e con una mia collega, Katia, sono andato a Caltanissetta per guardare un po' la graduatoria, vedere un po' come siamo combinati. Ma ero già organizzato per partire per Varese, perché sapevo che non c'erano posti, quindi sai, ti organizzi, avevo già la stanza a Luino, lì a Varese, dove andare per cercare di lavorare con le supplenze. Allora, torno indietro, con questa collega andiamo a Caltanissetta per verificare la graduatoria, prima di partire per Varese. Andiamo lì, cerchiamo la signora. Vorremmo guardare la graduatoria e così via. Sì, sì, un attimo, voi chi siete? Abbiamo dato il nome mio e il nome della mia collega. Dice, un attimo, che vi do il ruolo. Faccio, Katia, ma che ha detto? Ha detto che ci dà il ruolo. Vabbè, abbiamo capito male sicuramente.
pieno agosto, era forse l'8 agosto, così. Nell'attesa, ha finito di fare le carte, ha compilato due fogli e ci ha dato le nomine nel ruolo, cioè eravamo entrati di ruolo. Ovviamente chiamo a casa, io felicissimo, mamma, dico, penso che... Arrivo a casa, febbre a 40. Addirittura. Praticamente, sì, mi sono sconvolta a tal punto, quando uno dice che con la troppa gioia si dice emozione, ma ne è esagerata, mi è venuta la febbre a 40, in pieno agosto, dall'emozione. Quindi anche le forti emozioni creano grossi scompensi. È vero. Sì. Tu, Angela, adesso, come dicevamo... professi la tua attività all'Istituto Quasimodo, ma hai girato anche altre scuole, no? Sì, grazie, veramente non smetto mai di ringraziare i dirigenti scolastici che sono sensibili al territorio. Ci sono dei dirigenti, vedi quelli della Luigi Capuana, vedi quelli del liceo classico, della Quasimodo, o del San Giuseppe a Niscemi, dirigenti che aprono la scuola al territorio. Questi bambini che prima giocavano fuori la scuola senza un'organizzazione, senza nulla, adesso grazie all'apertura della scuola alle associazioni, gli permettiamo che questi giovani entrano in palestra, non sono più a bighellonare in giro, e quindi diamo una ricchezza anche per la scuola stessa, anche perché bambini, ragazzi che frequentano la stessa scuola, se li ritroverà la scuola poi a fine anno per un saggio finale, delle attività sportive per conto del Ministero, troverai comunque delle persone più formate. Quindi grazie a questi dirigenti che hanno questa grandissima sensibilità, noi riusciamo a dare molto di più. Ma perché un giovane dovrebbe fare ginnastica artistica? Perché ritengo che sia lo sport più completo in assoluto. Perché abbiamo, oltre la psicomotricità di base che facciamo a 3 anni, nella ginnastica lavoriamo su tutti i gruppi muscolari. Oltre questo abbiamo schemi motori statici e dinamici che vengono molto, io dico sempre molto, la lavorazione su questi è esagerata, perché noi dobbiamo cercare di dare un maggior numero di schemi perché questo atleta, in questo momento lo chiamo, potrà fare da grande qualsiasi sport. Lavorerò molto sugli equilibri, sui salti. Una cosa per esempio che molti sport non hanno sono le fasi di volo, l'equilibrio in fase di volo. Ecco perché dico il più completo in assoluto, perché oltre ad avere l'ottimo controllo con i piedi a terra, lo devi avere anche nelle fasi di volo, nell'evoluzione ginnica tipica della specialità sportiva. E ti devo dire che superare la paura di fare un esercizio in fase di volo non è così facile, però diventerà con gli esercizi adeguati, con gli esercizi propedeutici, una cosa facilissima. Non è vero che hai avuto modo di apprezzare queste grosse evoluzioni ginniche di grosso impatto visivo fatte con una totale naturalezza, perché si ci arriva per i giusti gradi e poi in realtà poi diventa un esercizio comune come il camminare. Però, secondo il mio punto di vista, chi fa ginnastica deve avere quasi naturalmente una predisposizione a farlo, no? Allora, se parliamo di esasperazione del gesto tecnico, sicuramente. Se parliamo di ginnastica promozionale, che ti permette di tenere il corpo in assoluto movimento, nella maniera adeguata, con un programma gare adeguato a quel tipo di cose, assolutamente no. Tant'è vero che in palestra abbiamo anche gli over 50 anni. Noi abbiamo portato un gruppo di 18 persone over 50, dove il più piccolo è 50 anni, il più grande è 76, anche ad una gara in Portogallo, a Portimão. Questa è dimostrazione che la ginnastica è per tutti. Ci sono programmi adatti ad ogni tipo di persona. Hai mai avuto timore che qualcuno dei tuoi si potesse far male? No, perché la gradualità con cui arriviamo agli esercizi è molto rigida. Quindi l'esercizio, il secondo esercizio non può avvenire se non hai metabolizzato il primo. E non può fare il terzo se non fai il primo. Qualcuno... ma io dico che quello è allenatore e non è educatore, prova a fare ogni tanto il salto, cioè fa fare l'esercizio numero 3 saltando il primo, numero 1 e numero 2, creando un grosso danno, perché quando poi dovrai fare un esercizio più complesso ti mancherà l'1 e il 2 e quindi si possono far male. Questo non deve accadere, almeno da noi non accade sicuro. E non è mai accaduto neanche in allenamento? No, e su questo sono molto rigido, ecco perché dico la ginnastica si deve sapere insegnare. Io dico sempre, prima sono educatore, quindi il mio obiettivo non è la prestazione sportiva, ma è la costruzione dell'individuo. Se mentre costruisco l'individuo e il gesto atletico ci permette di ottenere ottimi risultati, bene, abbiamo vinto 2 volte. Uno, come
soddisfazione personale nell'educazione del bambino o del ragazzo, due come allenatore. Forse perché vengo dalla scuola, prima metto l'educazione e poi il lavoro del gesto tecnico. Chiaro. Quindi divido molto l'educatore dall'allenatore e diffido molto dall'allenatore che ha un unico obiettivo, che è quello della gara. Questo da noi non accade. Qual è il complimento più bello che hai ricevuto a livello personale? Mizzichina, ah, non lo so. Mizzichina era da molto che non lo sentivo, eh? No, mi trovo impreparato. Il complimento più bello. Mi viene una frase. Sì. Detto da un avversario di Caltanissetta che mi disse: va, un te metti sone. Ah. Questo mi è venuto ora, però non, in realtà non mi soffermo ai complimenti. Il mio obiettivo è lavorare. Quindi, perché io penso anche un'altra cosa: se io mi fermo e comincio a pensare quello che ho realizzato in questi 20 anni, significa che io sono già arrivato. E io no, io non voglio dire che sono arrivato, ho tante cose ancora in mente, tante cose che stanno bollente in pendola. Nel 2015 ora vedremo delle cose grosse che porto a Gela, quindi no, sto guardando avanti. E qual è invece il complimento più bello che hai ricevuto? La tua squadra, i tuoi ginnasti. Complimento? Più bello che hanno ricevuto i tuoi ginnasti. Che sono così belli nel vedere l'esercizio. E mi rifaccio ad una frase che io ho fatto un murales in palestra, che in realtà non sembra più uno sport ma diventa arte. Quindi quel gesto tecnico dove c'è un grosso impegno muscolare, una grossa forza, è fatto con totale leggerezza che sembra arte. E allora lì si vede che abbiamo azzeccato. Ma cosa si prova quando ad una gara nazionale o internazionale, perché più volte voi avete partecipato anche a gare internazionali, alla fine lo speaker della manifestazione dice: al primo posto ha vinto la Gymnastic Club di Gela. No, in quel caso nella gara internazionale vince l'Italia ed eravamo sul podio. Quella è un'emozione che... Ma era Gela che era sul podio. Sì, dall'altra parte, quando tu puoi guardare, è la ASD Gymnastic Club di Gela. Quindi tutti i ragazzi nostri, la squadra nostra di Gela, su un podio internazionale, una cosa bellissima. E l'ultima gara fatta a Torino, per quanto riguarda il cheerleading, quindi un'altra branca, diciamo così, della branca della ginnastica, tra virgolette, è quando noi abbiamo lasciato dietro a noi la Russia, quindi Italia, ginnastica Gela, quindi ginnasti gelesi, e poi la Russia. Quella è stata, devo ammettere, una grande soddisfazione, dove i russi sono molto forti nel cheerleading, ma noi non siamo di me. Ecco, dicevi che nel 2015 porterai delle novità. Ci vuoi okay, già annunciare sì, qualcosa? Ma certo che sì, perché proprio ieri mi sono sentito col vice presidente della federazione della FICE, cioè Federazione del Cheerleading, e mi ha confermato che la candidatura che noi mesi fa avevamo fatto alla federazione è stata accettata. Quindi 30 e 31 maggio 2015 a Gela il Gran Prix del Mediterraneo. Ah. E quindi sicuramente ora ci muoveremo per poter organizzare questo grande evento. Mesi fa, quando io feci la candidatura, è venuto qui a Gela il presidente nazionale in persona insieme al segretario. Hanno voluto vedere i palazzetti, hanno voluto vedere un po' la città, dove eventualmente ospitare tutta questa gente e così via. Dopo questo passaggio da parte di loro, a quanto pare il Consiglio nazionale ha dato il sì, quindi ci dà fiducia, e mi dà fiducia perché dovrò organizzare insieme al mio team di istruttori, che sono eccezionali, questo grande evento. Nella tua esperienza formativa, parliamo di direttore tecnico della ginnastica per tutti ed anche di allenatore, anzi di educatore della ginnastica Gela, c'è mai stato un ragazzo o una ragazza che avrebbe potuto dare di più e che invece alla fine si è bloccata? O si è bloccato? Sì, ce n'è una in modo particolare che era eccezionale, una superpotenza. E forse un po' il periodo, forse un po' le situazioni, non siamo riusciti a, in qualche modo, a fargli prendere il percorso giusto. Però adesso, perché poi l'esperienza insegna, no? Abbiamo imparato e adesso, come ti dicevo, c'è diciamo così, una vasca di decantazione dove la federazione guarda per pescare i ginnasti, ed è il team Sicilia. Ah. Ne abbiamo già tre inserite, quindi abbiamo gli occhi puntati su queste tre. Però adesso c'è, come abbiamo preparato nel frattempo, altri ginnasti, e adesso a giorni faremo la prova d'ingresso per riuscire a sistemare qualche altro ginnasta.
Tu dicevi poc'anzi che nel 92, quando sei entrato di ruolo quando a scuola, venuta la febbre. Quando ti è venuta la febbre, credo che oltre alla febbre tu in quell'occasione abbia perso anche i capelli. Sicuramente, l'emozione è stata fortissima. Perché ti ricordo tanti capelli fa. Sì, tanti shampoo fa, è vero. Tanti shampoo fa. È vero, è vero. Ma non hai mai cercato di bloccare questa caduta di capelli? No, perché lascio spazio alla creatività e quindi devo far cadere i capelli per essere più creativo. Ma questa è una filosofia tutta tua, no? Sarà mia, ma funziona. Ah, funziona? Ho capito, allora io non faccio nulla, va bene così. No, perfetto, lascia andare perché devi dare spazio a molte altre cose. Ok. Parlavamo sempre delle trasferte da voi fatte non soltanto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ma anche negli anni trascorsi. Dunque, voi vi autotassate per fare questo? Assolutamente sì. E qui entrano in gioco le famiglie, perché tutto quello che riusciamo a fare è grazie alla sponsorizzazione delle famiglie. Difatti capita ormai da anni, purtroppo, che alle finali nazionali non partecipiamo più, nonostante siamo i primi in Sicilia da 20 anni, cioè ormai non, giusto? In diverse categorie. Però che succede? Una squadra, esempio, formata da 6, riusciamo ad avere... Ah, arriva l'aperitivo, ci Grazie. Voleva. Offerto da Vecchia Stazione di Vito Fraica, barra pasticceria in Via Tevragella, grazie. Riusciamo ad avere, come dicevo, l'adesione di 3-4 ginnasti, ma non arriviamo a 6, non riusciamo a formare la squadra, quindi non riusciamo a portare la squadra alle fasi nazionali. Quest'anno abbiamo aggirato l'ostacolo, abbiamo partecipato a gare individuali, così era più facile in qualche modo avere anche un solo ginnasta che partecipava. Siamo riusciti a portarne comunque 6. In una ginnasta in una gara individuale a Pesaro, alle finali nazionali a giugno, è arrivata seconda, quindi secondo punteggio più alto d'Italia. Vice campionessa italiana, con le lacrime della mamma perché era lì presente, quindi si è goduta questo podio con la presenza della mamma, che in genere non vengono i genitori. E questo per noi ha avuto un sapore molto più bello, avere la presenza, insomma, di un familiare. Dicevamo, confermavamo e sottoscrivevamo che la tua squadra ha vinto ovunque. Ma Walter Micichè, il nostro ospite, ha mai vinto qualcosa? In ginnastica? Quando io volevo fare ginnastica, a Gela non c'era la ginnastica. Ecco perché dico, è una cosa che avevo da piccolo dentro, ma che non riuscivo a fare perché il mio paese, la mia città non me lo offriva. Quando io sono andato all'università, ho preso questa materia con il massimo dei voti, perché come mia abitudine mi sono catapultato dentro questa materia facendola con ottimi risultati. E quando poi sono entrato di ruolo, dopo un primo periodo di assestamento, perché un po' funzionava la scuola, mi sono tuffato nella ginnastica, e ovviamente con le difficoltà del caso, perché non esistevano gli attrezzi, non esisteva ancora una formazione adeguata, non esisteva nulla. E soprattutto non esisteva l'idea di questo sport. Quando io giravo per le classi e dicevo, ragazzi, ragazze, chi vuole fare ginnastica artistica? 20 anni fa uscivo con questa parola, era come dire faccio uno sport che non esiste, no? Non conoscevano. E quindi per i primi 5 anni ho cercato di fare pubblicità e far capire cos'era la ginnastica. E sono partito con 5 ginnaste in palestra. 5 ginnaste che mi hanno seguito, e oggi da quelle 5 abbiamo, insomma, una bella realtà, una bella fetta di realtà sportiva a Gela, e non solo, perché ora c'è anche Niscemi che ci corteggiava, mi ricordo l'assessore Cutrona, da molti anni, ma io non avevo il tempo, poi alla fine mi ha sistemato tutto e non potevo più dir di no. E quindi 2 volte a settimana vanno anche lì, io dico agli amici di Niscemi, a dare questo contributo, perché è dare un contributo a queste ginnastiche. E voi per antonomasia siete gli apripista di ogni evento. Se c'è un triangolare di calcio a scopo benefico, apre l'evento la Gymnastic Club. Se c'è un concerto, apre l'evento la Gymnastic Club. È vero? È vero, e ringrazio chiunque abbia questa sensibilità. Mi capita spesso, e veramente lo apprezzo, perché prima non accadeva, evidentemente oggi hanno capito, perché spesso i ginnasti fanno le gare fuori, e quindi gli altri magari conoscono la realtà gelese e il gelese non conosceva la realtà nostra, perché non facciamo gare a Gela, o non facevamo.
Adesso invece, grazie a questi eventi, quando si organizza, come ben dicevi, un evento e ci chiamano per fare l'apertura, noi siamo felicissimi di dare questa opportunità. Io dico sempre un po' a tutti, perché anche il ginnasta stesso, che gli facciamo fare una coreografia che non è la tipica coreografia che montiamo in gara, che è molto rigida perché ci devono essere elementi imposti, obbligatori e così via. Attraverso la coreografia un attimo loro si sfogano perché possono mettere qualcosa che in gara non possono fare e quindi diventa un divertimento per tutti. Più maschi o femmine nella ginnastica artistica a Gela? Premetto, la ginnastica artistica nasce maschile ma è diventata femminile. Ah sì? Sì, perché la ginnastica è molto di forza, no? Quindi quando fu nasceva assolutamente maschile, vedi il cavallo con maniglia, gli anelli e così via. Però poi sì, l'evoluzione di questo sport è tale che è diventato la presenza maggiore femminile. Anche se abbiamo un grande Yuri Keki, Igor Cassina e così via, però assolutamente noi in presenza in percentuale più femminile. Allora, prima di dare la linea alla regia per la pubblicità, una cosa che non hai mai detto ai tuoi ginnasti e che oggi hai la possibilità pubblicamente di dire. Una cosa che non ho mai detto. Forse parlo così tanto che gli avrò detto di tutto. No, ma quello che dico sempre è seguite sempre i vostri istruttori alla lettera, anche se non capite il perché, alla fine capirete cosa volevano dire o cosa volevano fare. Va bene, ci fermiamo ancora una volta per dare la linea alla regia. Vi ricordo sempre, Bar Pasticceria Vecchia Stazione, quest'oggi ci ospita in via Tevere al civico 147 Gela. È arrivato anche l'aperitivo, un brindisi con il nostro ospite Walter Micichè. Linea alla regia per la pubblicità. Siamo ritornati, abbiamo gli ultimi tre minuti assieme a Walter Micichè, direttore tecnico regionale della ginnastica per tutti, docente di educazione fisica. Ancora una volta ringrazio l'ospite, ma ringrazio anche Vito Fraica, titolare del bar Pasticceria Vecchia Stazione di via Tevere 147 Angela, che quest'oggi ci ospita. Ne approfitto anche per salutare la squadra di 10 domande 10, Antonio Burgio, Simon Scicolone e Francesco D'Aleo, e ne approfitto per ricordarvi sempre il nostro profilo Facebook 10 domande 10 ed ancora tg10.it. Cliccate sul link 10 domande e seguirete la puntata di quest'oggi. Vi ricordo sempre gli orari di programmazione ogni lunedì alle 21, in replica alle mezzanotte, la domenica dopo alle 18. Allora, abbiamo gli ultimi minuti con Walter Micichè. Walter, nei tuoi ritagli di tempo libero hai la possibilità di leggere quotidiani, libri, riviste? Ci mettiamo un po' tutto in mezzo, tra cui oltre la lettura anche un minimo di attività sportiva che amo fare, perché in qualche modo ormai gli impegni sono tanti che rischi anche di non incontrare più amici. E quindi capita che la sera dopo gli allenamenti chiudiamo palestra e ci facciamo una partita da pallavolo. Questo è un momento di relax psicologico, perché lì, quando tu lo sai benissimo, quando giochi veramente non pensi a nient'altro che a fare il punto. È quel momento in cui mi scarico molto, in più incontro gli amici. Questo è un momento particolare che cerco di non mollare mai, perché diversamente, vabbè, ho impegni, non lo faccio, no. Da qualche anno mi impongo di trovare la scusa per fermarmi in ambito lavorativo e cercare spazio per me. Ascolti musica? Ascolto musica quando viaggio, poi non ho il tempo. Qual è il tuo cantante preferito, la tua cantante, un gruppo no, musicale? No, io non l'ho mai avuto e penso che ormai non ce l'avrò più, perché ascolto di tutto. Qualsiasi cosa io l'ascolto volentieri, non ho problemi, assolutamente. Cioè, dalla classica alla rock? Qualsiasi, veramente non ho una preferenza. Frequenti la chiesa? La chiesa la frequento attraverso il grazie estivo che faccio nelle chiese, perché frequento la chiesa Regina Pagis ormai da anni per il discorso che facciamo il Greste. La stessa cosa quella di Macchitella, la chiesa evangelista, sono Giovanni Evangelista di Macchitella. Queste io dico sempre famiglia, chiesa, scuola e associazione, insieme riusciamo a formare meglio quel discorso del cittadino futuro del domani. Quando guidi indossi la cintura? Assolutamente sì. È normale, pubblicamente devi dire. No, mi puoi guardare sempre, anche con la moto e il casco, sempre. Sempre. Assolutamente. È il consiglio che dai a coloro i quali invece questo non lo fanno? No, allora, non è una spiritosaggine non usarlo.
Se uno pensa che si può salvare la vita e comunque stiamo rispettando una regola, va benissimo. In quanto educatore devo rispettare la regola, sennò non sarei credibile. Quindi rispetto la regola affinché do l'esempio ai più piccoli. Perché spesso al bambino è inutile che sta lì a dire 10.000 parole per spiegargli una cosa. Più facile che lo fai per imitazione perché ti vede. Quindi preferisco rispettare la regola. Ok, abbiamo concluso, Walter. È stato un piacere ospitarti. Piacere mio. Ok, assolutamente. Abbiamo ospitato quest'oggi Walter Micichè, Walter con la V di Verona. Quest'oggi ci ha ospitato il bar pasticceria Vecchia Stazione di Vito Fragliica in via Tevere 147 a Gela. Grazie per averci seguito, grazie al nostro ospite. Noi ci rivedremo lunedì prossimo alle 21. Grazie e arrivederci. Thank you.